Il Comune di Arezzo, parte civile nei futuri eventuali processi agli ex vertici di Banca Etruria. È stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale la proposta di delibera popolare redatta e promossa dal Comitato Arezzo Possibile e sottoscritta da circa 400 cittadini. Possibile che appunto questa nuova forza politica nata dall'uscita di Pippo Civati dal Partito Democratico è una forza politica che fa della partecipazione, dell'inclusione, della voglia di riportare persone dentro la politica il suo imprinting, e quindi ha pensato che utilizzare appunto uno strumento partecipativo come quello della delibera di iniziativa popolare, la prima volta nella storia del Comune di Arezzo, fosse lo strumento più adeguato. Siamo riusciti a raccogliere le firme necessarie e a questo punto stamattina dibatteremo in Consiglio Comunale la possibilità che, nell'ipotesi di rinvio a giudizio di ex amministratori della vecchia Banca Etruria, anche il Comune di Arezzo all'interno del procedimento penale ed eventualmente civile si insedi come parte civile, quindi anche lui chieda chiarezza, chieda verità, chieda rispetto per tutti i cittadini aretini che sono stati defraudati dei loro risparmi. Riteniamo che il Comune di Arezzo in tutta appunto questa vicenda abbia avuto un atteggiamento abbastanza ondivago, se non timido. Ecco, se in un caso come questo, in cui veramente c'è stato un terremoto sociale, economico, finanziario, il Comune non prende una posizione netta, decisa a fianco degli aretini, insomma, ci sembra una cosa veramente assurda.